Buongiorno, giro a tutti voi. La Corsa Rosa parte per la sua risalita verso nord lungo le vertebre della penisola. Ogni città in Italia è un forziere di storie da raccontare e il passaggio del Giro d'Italia è la chiave. Piccolo elenco incompleto dei gioielli che si possono pescare affondando la mano nel forziere di oggi. Chilometro zero, la cattedrale romanica di Giovinazzo, torri in pietra bianca e tetto rosso su mare azzurro. Chilometro 3, il Duomo Vecchio di Molfetta con le sue tre cupole spioventi. Chilometro 12, a Bisceglie, il Dolmen della Chianca, testimonianza del periodo megalitico. E procediamo, andiamo avanti perché arriviamo così al chilometro 21, altra cattedrale, stavolta quella di Trani, in cima al promontorio che domina la città vecchia e il porto, realizzata col tufo rosa tipico di quelle zone. Chilometro 34, Barletta, nel cui comune rientra Canne, dove Annibale inflisse ai Romani una delle sconfitte più cocenti della loro storia. Chilometro 47, le saline di Margherita di Savoia, già note nell'antichità e oggi riserva naturale. E siamo solo ad un quarto dei 200 chilometri totali. Si passa ancora per Scalo Saraceni, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Pugno Chiuso, prima di entrare nel circuito finale di Vieste. Altra città, altro gioiello. Nel dettaglio di questa tappa anche con i ricorsi storici, perché Giovinazzo fa la sua seconda apparizione come sede di partenza dopo la Giovinazzo Bari del 2014 vinta da Nasser Bouhanni. Terzo arrivo di tappa a Vieste dopo quello del 1979 vinto da Giuseppe Saronni su Francesco Moser e Roger De Vlenick e la Crono Squadre del 1988 vinta dalla Del Tongo Colnago. Il Monte Sant'Angelo è alla sua sesta apparizione al Giro. Il primo passaggio avvenne nel 1937. Primo in vetta fu Luigi Barral, l'ultimo invece nel 2017 con la vittoria di Luis León Sánchez. Ma ora è Alberto Contador a farci entrare più nel dettaglio di questa tappa. Etappa 8, un'etappa molto attrattiva perché podemos guardar diferentes posibilidades. Podemos guardar una fuga, porque tenemos una salita, el Monte Sant'Agnello, que, ok, es propicia para la fuga, más que propicia porque alguna escuadra ponga un ritmo fuerte en esta salita para destacar a algún velocista. Después no será fácil llegar al arribo porque es todo el tiempo muy duro, pero pienso que veremos una buena batalla para la victoria de etapa. Ci fermiamo qui, ma solo per questo appuntamento, perché tra poco l'inizio della tappa e poi a seguire con Buonasera Giro di nuovo tutti i commenti. Non mancate, come sempre, i nostri profili social ufficiali sono a vostra disposizione, così come il nostro sito internet. A più tardi!